Ciao a tutti e benvenuti. Beh, diciamo che chi ha seguito i miei video, la stazione del classico Trick Track ormai la conosce già piuttosto bene, con i due binari di corsa sulla sinistra e quattro di testa alla loro destra. Per quanto bella, questa disposizione non mi convinceva affatto. Essendo il classico un falso doppio binario, i due binari di corsa erano nella stessa direzione. E diciamo che nel complesso ho sempre pensato che fosse assai poco realistica e da tempo desideravo modificarla. Anche la linea di corsa a ridosso della stazione mi lascia un po' perplesso. Questo è lo schema, ovviamente semplificato, del piano della stazione. Sì, a volte bisogna rimettere in discussione, ma non è facile decidere di demolire il lavoro già fatto. Tutta questa parte, ad esempio, deve assolutamente sparire. E cominceremo dall'erba. Credetemi, non è facile e mi sto chiedendo per quale motivo ho deciso di metter mano a ciò che avevo già fatto, ma so che la nuova idea mi darà, ci darà, maggiori soddisfazioni. Come cantava il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber, We have passed the point of no return. E da questo punto non possiamo davvero più tornare indietro. In questo momento, oltre che di tanta cioccolata, ho bisogno di guardare il nuovo piano della stazione. I quattro binari di testa vanno verso il muro, mentre i binari di corsa e sorpasso, in entrambe le direzioni, saranno raggruppati dall'altra parte. Qui avevo iniziato a sviluppare già la scenografia. Questa parte andrà comunque demolita, anche perché questi due binari che prima erano di testa ora verranno trasformati in binari di corsa. Questa parte retrostante verrà occupata dai binari d'ingresso in stazione, non so se saranno esposti o, come qualcuno di voi tra l'altro mi suggeriva, in galleria, come avviene a Genova Porta Principe. Anche su quest'altro versante devo calcolare la geometria e valutare la disposizione degli scambi in ingresso. Qui non c'è più l'erba, manca il muro, nemmeno i binari sono completi, ma pian piano nella mia mente la nuova stazione inizia a prendere forma. Per quanto riguarda la posa dei binari e la massicciata, metto il link ai primi video del mio canale, nei quali parlavo abbondantemente di queste tecniche. Cerco di far tesoro degli errori commessi in passato. Ora le curve sono il più dolci possibili. Dopo uno scambio lascio lo spazio alle carrozze di riallinearsi e testo subito con due carrozze mosse a mano. Saldo di nuovo i fili della centrale digitale e verifico immediatamente che la parte elettrica funzioni a dovere. Potete notare i due vecchi binari di testa, ora connessi ed inclusi nella parte di corsa del tracciato. La nuova stazione avrà ben 9 binari, più di quanto avessi inizialmente sperato e osato immaginare. Dei 5 di corsa, quello centrale servirà per l'inversione dei convogli ed è collegato al relativo dispositivo Lenz LK200. I primi due binari verso il muro vanno modificati, rendendoli paralleli a quelli vicini. Anche i marciapiedi delle banchine andranno, purtroppo, in gran parte rifatti. Quantomeno questa parte del plastico non verrà modificata. Sì, qui è dove transitavano i treni in tutti i video precedenti. Ora questa parte è stata rasa al suolo e cosparsa di sale, ma vi assicuro che presto apprezzerete la nuova disposizione. Non ho ancora capito se e come recuperare il vecchio edificio giallo autocostruito. Ecco qua, abbiamo finalmente finito di posare nuovamente i binari. Questi scambi, tra l'altro, mi hanno dato qualche noia. Il motore si incastrava, non so perché, forse un problema di corrente. Verificheremo. Questo fascio di binari in entrata in stazione, devo ammetterlo, così mi piace tantissimo. E secondo me è una parte che va non nascosta, ma valorizzata nel plastico. Ed ecco la nuova disposizione dei binari, in realtà paralleli tra loro. Questo è soltanto lo schema fatto rapidamente dell'app Z21. Ed ora una locomotiva a velocità minima. Questo è un test che dovete eseguire assolutamente quando posate di nuovi binari. Se questo funziona, non avete problemi di captazione di corrente. Lavori conclusi, beh, almeno per quanto riguarda la posa dei binari. Ora è tempo di fare dei rapidi test con le carrozze più ostiche che abbiamo, quelle che deragliano più facilmente sulle curve strette, sulle irregolarità del tracciato. A mio parere, ora il piano binari della stazione è più realistico. I binari di testa sono raggruppati a parte, come accade a Bologna Centrale, a Milano Porta Garibaldi, ad Ancona, o come accadeva per la, tra l'altro oggi già citata, Genova Porta Principe. Stazione alla quale in questo momento forse assomiglia di più. Nel frattempo, per fortuna, i test di circolazione stanno dando dei risultati più che positivi.
Cosa ne pensate di questa modifica? Come potete constatare, ogni vostro suggerimento o idea è per me sempre prezioso, fonte di ispirazione. Pertanto, se avete qualche commento, anche negativo, e anche riguardo la futura scenografia della zona, fatemelo sapere e sarò più che lieto di potervi rispondere. Per oggi è tutto. Io e Trick Track vi ringraziamo per la visione e per l'interesse dimostrato verso il Christmas Calendar su Instagram e sulla community di YouTube. Vi invitiamo a continuare a seguirlo. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!